Shaqiri fanno parte appunto di questa schiera, di questa elite mondiale. Quindi iniziamo quindi con l'analisi quindi di questa partita. E anche in questo caso, diciamo, Nepomniachtchi ha deciso di iniziare con E4 a questo punto, però Anishkiri, a differenza di Ingalilen, piuttosto ha deciso di utilizzare la difesa siciliana, quindi la mossa C5. A questo punto il bianco ha proseguito con cavallo F3. Decidere di giocare questa mossa significa anche non solo rispondere alla mossa cavallo C6 che è stata giocata da Ghino, ma anche ad altre mosse che sono appunto per esempio la mossa D6, che potrebbe rientrare quindi per esempio in una Nidorf, perché no, alla mossa E6, in una Poulsen, oppure anche alla mossa G6, perché no, anche un dragone accelerato. Quindi la preparazione che Nepomniachtchi con questa mossa sta già dimostrando è abbastanza importante. Quindi non a caso Nepomniachtchi comunque si trova ai primi posti in questo momento nella classifica e deve essere sicuramente molto preparato per affrontare questi turni che verranno. Ok, cavallo F3, cavallo C6, a questo punto D4. Il bianco decide quindi di aprire subito il centro con questa mossa, quindi provare a sviluppare tutti i pezzi. Il nero deve catturare il pedone in D4. La cosa buona per il nero è che non ha aperto la struttura centrale per il momento, e la colonna C potrà essere utilizzata in futuro anche per una torre che può arrivare magari in C8. Questo è almeno a livello concettuale. Dare un pedone al lato per un pedone centrale in un momento è una cosa buona. Lo svantaggio ovviamente è che il bianco comunque apre tutta la posizione e comunque ci sono molti pezzi che possono arrivare molto facilmente in gioco. A questo punto il nero deve sviluppare con cavallo F6, quindi lo stesso concetto è sempre lo stesso, cercare di mettere pressione al centro e cavallo C3 per difendere. A questo punto si possono scegliere varie mosse, però Nghiri in questa partita ha giocato la mossa E5, quindi si rientra nella Svechnikov, in realtà si rientrerà in una Svechnikov con cavallo BD5, DB5, e a questo punto D6. Il concetto qui è comunque la casa D6 è un po' debole, il bianco vorrebbe piazzare il cavallo in D6, il nero non lo consente giocando questa mossa. Questa è ovviamente una variante molto teorica ed è in realtà è ritornata molto di moda dall'ultimo campionato del mondo. Carlsen appunto l'ha giocata varie volte e ovviamente anche tutti gli altri giocatori dell'elite mondiale l'hanno giocata molto questa variante, quindi veramente conoscono tante 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 cose. Quindi vediamo un po' com'è andata in questo caso. Il bianco ha proseguito con alfiere G5, qui in realtà ci esiste anche la variante con cavallo D5, ne sono due essenzialmente le principali. Il bianco però decide di sviluppare l'alfiere in G5, quindi inchiodando il cavallo. Vedete che comunque cavallo non si può spostare, si minaccia in futuro, ma perché no, cavallo D5 e via dicendo. Quindi inizia ad esserci una certa pressione. Il nero cerca di liberare allo stesso tempo con la mossa A6, quindi scacciare il cavallo che in realtà non ha molte case buone, deve tornare per forza nella casa in A3. A questo punto il concetto del nero è proprio quello di portare il pedone in B5 e minacciare la spinta in B4 che attaccherebbe appunto due pezzi. Quindi il bianco è costretto a spostare uno dei due cavalli. Ovviamente questo cavallo va bene per ora, sta bene in A3, non è un problema. L'altro cavallo che piuttosto si deve spostare va appunto in D5. Ovviamente qui si può anche c'è un'altra variante oltre al cavallo D5, si può il bianco in alcune volte ha giocato anche alfiere per F6. Il concetto di questa mossa è quello di sviluppare eventualmente il cavallo in D5 con tempo nel caso in cui la donna riprendesse, però questa è un'altra linea. Vediamo piuttosto quella che è stata giocata in partita, ovvero cavallo D5. Si mette pressione lungo il punto F6. Ora qui il nero normalmente gioca alfiere 7 per cercare di liberare un po' dalla pressione che c'è appunto su questa diagonale, portando l'alfiere in E7.
Ok, la linea scelta da Nepo è questa appunto di giocare alfiere per F6. L'altra è la mossa cavallo per F7. Comunque, alfiere per F6 a questo punto toglie di mezzo un cavallo che tutto sommato è pericoloso perché si minaccia anche, perché no, la cattura del pedone in E4. Quindi il concetto è quello appunto di eliminare allo stesso tempo un po' di pressione al centro e stabilizzare il cavallo in D5, che un cavallo in D5, soprattutto nella siciliana, fa sempre nella variante siciliana. Comunque, effettivamente è la difesa siciliana, sicuramente è un punto a favore. A questo punto C3, il bianco in realtà può anche giocare C4, però la mossa C3 è la più usata. Il concetto è quello di liberare una casa per il cavallo che può arrivare in C2. E poi perché no, piazzarsi anche in A3, in E3, questo a livello concettuale, quindi supportare il cavallo in D5 e cercare comunque anche di chiudere la posizione sul lato di donna. Il nero invece cercherà in tutti i modi invece di aprire la posizione sul lato di donna, perché C3 ha l'unico inconveniente appunto che la casa B4 diventa un punto di rottura. Torre B8, cavallo C2, vedete, torre B8 serve per giocare B4, cavallo C2, alfiere G5. Questa è un'altra mossa molto importante perché l'alfiere inizia ad essere molto più attivo su questa diagonale ed eventualmente il cavallo arrivasse in E3, il nero potrebbe anche decidere di cambiare l'alfiere sul cavallo per eliminare questa fastidiosa coppia di cavalli che inizia a essere bella solida al centro. Bianco prosegue con C3, bisogna provare anche a arroccare, perché comunque in queste posizioni entrambi i giocatori devono mettere prima di tutto al sicuro il re. Infatti il nero decide di arroccare il bianco, però il concetto di giocare G3 a quanto pare per Nepo non era quello appunto di portare semplicemente l'alfiere in C2, ma piuttosto di provare questa mossa H4. Molto Nepo è sempre stato un giocatore molto creativo, quindi di certo la sua idea in questo caso è anche quella di attaccare, perché no? Provare a fare anche H5. A questo punto però il nero deve difendere l'alfiere con l'alfiere H6. A questo punto l'altra idea di Nepo qual è in questa posizione? L'idea è, dato che il cavallo comunque è solido al centro e il nero minaccia comunque la mossa alfiere 6 per provare a catturare il cavallo in D5 in un certo momento, oppure anche la mossa F5 di cercare di dare un po' di fastidio a questo cavallo. La mossa che per esempio si poteva giocare oltre appunto alla mossa 3 era appunto anche la mossa alfiere H3 per eliminare il pericoloso alfiere campo chiaro. Invece Nepo sceglie una mossa un po' più safe, molto più sicura, ovvero la mossa A3. Il concetto è cercare di eliminare ogni tipo di controgioco con la mossa B4. Cerca di eliminarla in modo totale, quindi giocando questa mossa. Può avere senso, effettivamente è una mossa sicuramente che non lascia spazio molto all'iniziativa del nero. Che significa che però riduce tipo un po' le chance di attacco per il bianco. Il nero comunque gioca a 5, quindi cerca di liberarsi in qualche modo delle debolezze, perché comunque a 6 è un pedone arretrato, un po' debole, soprattutto in finale può diventare un pedone debole, quindi perché no? Si spinge e si minaccia comunque anche la spinta in B4. Effettivamente alla lunga comunque può essere interessante giocare in questo modo. A questo punto si gioca donna D3, una mossa più che altro solida per confondere un po' le idee a Ghiri. L'altra mossa concettuale, come abbiamo detto, è sempre alfiere H3, quindi in realtà è sempre un po' nell'aria quella mossa, prima o poi avverrà. Però a questo punto siamo usciti in realtà dalla teoria con donna D3, essenzialmente una mossa innovativa. E che cosa dire su questa mossa? Ovviamente bisogna capire che cosa succede su F5, prima cosa, perché comunque il nero minaccia anche questa mossa. Probabilmente su F5 il bianco avrebbe semplicemente risposto con alfiere G2
supportando il pedone in e4, quindi eventualmente sul cambio in e4 il bianco avrebbe potuto fare alfiere per e4. A questo punto c'è anche una certa pressione su questo lato, quindi ovviamente il nero non può aprire in questo modo facile facile la posizione, deve un po' ragionare, andare un po' più cauto. Quindi su donna d3, la mossa che è stata giocata in partita da Ghiri è appunto la mossa cavallo e7, che non è male, è anche abbastanza una mossa tipica in questa struttura, concetta appunto cercare di attaccare e di eliminare questo cavallo in d5, che comunque è molto fastidioso. E perché no, magari l'alfiere si riporta comunque in e6 e solo allora eventualmente portare il pedone in f5 per attaccare. Quindi molto molto strategica come mossa, eliminare il pezzo forte della posizione del bianco con un pezzo che in realtà è tutto sommato ancora non è ancora molto molto buono. Ok, bianco, a questo punto il bianco deve supportare il cavallo in d5 con la mossa cavallo e3, ma a questo punto come abbiamo detto, se il cavallo si porta in e3, il nero ha sempre la possibilità di utilizzare questo alfiere e di eliminarlo e di eliminare l'alfiere sul cavallo e alleggerire quindi la posizione, di evitare che il bianco possa solidificarsi al centro. Quindi alfiere per e3 è una mossa sicuramente che stabilizza la posizione per il nero. Ora il bianco deve ricatturare di cavallo, altre mosse non sono particolarmente efficaci. Sulla presa di donna ovviamente ci sarebbe stata, credo, cavallo per d5, ovviamente dopo la presa. A questo punto il nero ha tutti i pedoni su casa scura essenzialmente. L'alfiere è buono e quindi va bene così. A questo punto, quindi è andata in partita piuttosto, appunto c'è stata cavallo per e3 unica, e a questo punto il nero gioca alfiere 6 e ha sviluppato praticamente tutti i pezzi. Il bianco mantiene ancora un vantaggio. Per quale motivo? Perché comunque c'è una certa pressione lungo il punto d6. Quindi creare una batteria di pezzi con torre D1, donna D3, attaccando D6 è comunque fastidioso. È un po' fastidioso per il nero, però è il male minore in questa posizione. A questo punto, come ho detto, il bianco porta la torre in D1, si attacca il punto D6, il nero lo deve difendere con la torre B6, però c'è solo una debolezza in questa posizione per il nero. Non è proprio comunque una debolezza, tutto sommato relativa, perché comunque è difesa abbastanza bene. Quindi per il momento è abbastanza equilibrata la posizione. E a questo punto Nepo giustamente gioca una mossa che è una mossa di principio. Ovviamente, dato che comunque la casa D5 è controllata molto bene per il momento dal nero, con ben due pezzi, iniziamo a eliminarne uno, l'alfiere in E6, e quindi il cavallo in D5 poi potrà essere ripiazzato in un altro modo, eventualmente, se il nero ovviamente decidesse di catturare. Ovviamente il nero non farà mai una cosa del genere, aspetterà sempre che il bianco catturi, perché nel caso poi il pedone si potrebbe portare in E6 e comunque ci sarebbe comunque una difesa di tutte le case, quindi di certo il nero non è interessato a cambiare, o al massimo, come è andato in partita, la mossa alfiere B3 che attacca la torre in D1 e comunque controlla la diagonale, soprattutto la casa D5. Quindi il bianco è costretto a giocare torre D2 per evitare di perdere la qualità, e il nero quindi prosegue lo sviluppo con donna C7. Per il momento i due giocatori sono in una fase essenzialmente di studio. Il bianco, come ho detto, mantiene un leggero vantaggio di azione, ma più che altro perché ci sta una debolezza, ma è una debolezza, come ho detto, relativa. E in definitiva, anche questa posizione, come ho detto, si prospetta verso una tranquillità, diciamo. Infatti, entrambi i giocatori comunque sono venuti qui più in questa partita, almeno per studiarsi e per capire bene che cosa sta succedendo. A questo punto, il bianco, l'unica cosa che mancava alla sua posizione era appunto arroccare. Mossa a nero, torre B8, si minaccia B4
Come ho detto, la mossa 3 cioè sicuramente elimina ogni possibilità per il bianco di avere dei problemi sul lato di donna, però allo stesso tempo dà la possibilità al nero di sviluppare tutti i pezzi. Che vuol dire che se c'è un leggerissimo vantaggio per il bianco, questo è difficile, però di difficile realizzazione. A questo punto, giustamente, Nevo porta la torre in C1, evita in realtà che la mossa B4 avvenga con facilità, perché mettiamo caso che il nero volesse giocare questa mossa, ad esempio, si potrebbe pensare di catturare così. Non si può catturare perché la donna può mangiare in C1, però per esempio si può pensare anche semplicemente di spingere il pedone in C4, la torre sostiene il pedone in C4, anche il cavallo e la donna, e la cavallo potrà poi essere stabilizzato veramente in D5, a questo punto l'alfiere poi è sotto attacco da parte della donna, quindi bisogna stare molto attenti. Qui a questo punto il bianco ha bloccato il lato di donna e ha stabilizzato la casa di 5, quindi si troverà in vantaggio. Quindi B4 non è una mossa che si può giocare per il nero. Piuttosto Nepo decide di portare la torre in C6, quindi consapevole in realtà che queste due case sono cruciali per la posizione, quindi porta una torre su una colonna importante e niente, si è arrivati quindi a una posizione in cui entrambi i giocatori potrebbero iniziare a giocare, però non è facile realizzare un piano qui, un piano di gioco, perché il nero ad ogni mossa che gioca il bianco può rispondere in modo efficace. Quindi Nepo gioca una mossa di attesa, alfiere G4. Scusate, il bianco gioca una mossa di attesa, il nero gioca a sua volta una mossa di attesa come H6. Alfiere D1. Ora Nepo chiede gentilmente a Ghiri di cambiare l'alfiere campo chiaro, ma Ghiri giustamente ritorna indietro in E6. A questo punto Nepo gioca alfiere G4, perché a livello concettuale effettivamente questi alfieri fanno la differenza in questa posizione. Cambiati andrebbe bene, se fossero cambiati andrebbe bene al bianco. Però giustamente Ghiri torna in B3. Ovviamente, arrivati a questo punto, siamo arrivati alla 28ª mossa. Stesso concetto della partita tra Ding Liren e Wang Gao. Il concetto è sempre lo stesso. Entrambi i giocatori non vogliono esporsi o rischiare per il momento, dato che il torneo è ancora lungo, ci sono ancora dei turni da giocare. Piuttosto, quindi, a entrambi andava bene per il momento pareggiare.